Bentrovato coach Cugliandro, quando inizierete questa nuova stagione? Quanto manca? Manca ormai un mesetto, inizieremo la prima di campionato a Cantù il 12 di ottobre, gli allenamenti inizieremo ormai lunedì prossimo, il 16 settembre. In questo periodo avremo un bel appuntamento con un torneo internazionale a Sofia in Bulgaria dal 20 al 22 settembre, che magari sarà utile per testare dopo i primi allenamenti, i primi giochi. Contro chi giocherete a Sofia? Si sa A già. Sofia, sì, si sa qualche cosa, ci sarà un team di turco, uno greco, un inglese, uno ovviamente bulgaro. Saremo sei squadre, stavano scegliendo la sesta squadra, però so che avevano ormai scelto stavano testando per una squadra francese. È stata un'estate anche di Olimpiadi e Paralimpiadi, in tanti hanno ammirato le gesta del basket in carrozzina. C'è stato anche qualche vostro avversario della precedente stagione, te le sei viste? Sì, assolutamente, ho seguito con interesse queste Paralimpiadi, è stata veramente una Paralimpiade molto, molto avvincente. Gli USA, come da pronostico, sono riusciti a vincere la medaglia d'oro in una finale bellissima contro la Gran Bretagna, e appunto tra questi spicca in assoluto Steve Sirio, ex giocatore ormai del Cantù, abbiamo giocato l'anno scorso, è stato anche a Reggio Calabria, che lo hanno premiato anche come GOAT, avendo vinto la sua terza medaglia d'oro con le Paralimpiadi, appunto col basket in carrozzina, ed è un campione di assoluto spessore. Parlacci della tua squadra e soprattutto dei nuovi innesti. Di Juninho abbiamo già parlato recentemente e il resto? No, sicuramente abbiamo allestito un roster importante, nel senso che forse da quando esistiamo il roster di livello maggiore che a livello più alto mai avuto. D'altra parte sicuramente anche le altre squadre si sono rinforzate anche di molto. Porto Torres ha fatto veramente una squadra incredibile, Sassari si è rinforzata, Cantù stessa si è rinforzata, Giulianova, ci saranno almeno 5 squadre che potranno ambire allo scudetto, è veramente una cosa che forse non è mai accaduta. Quest'anno il campionato sarà svolto da 10 squadre. E sarà una bella stagione perché finalmente si ritorna al girone unico, quindi ci affronteremo tutti contro tutti, e dove proprio perché il livello è aumentato per tutte le squadre, anche magari per quelle diciamo tra virgolette di seconda fascia, tutte potranno vincere appunto contro qualsiasi altra squadra, ed è bello questo perché sarà tutta un'incognita. Sarà il primo anno realmente che si partirà dallo 0-0 per quanto riguarda l'accesso al palazzetto, perché prima c'è stato qualche problema su agibilità, su pandemia, prima ancora, e poi c'è il plus del palazzetto finalmente rinnovato. Io sono stato ospite della vostra sede qui, che è veramente spettacolare, e finalmente sembra che si sia smosso qualcosa. Aggiungiamo a questo anche il playground che sta spopolando nell'area urbana Tempietto. Probabilmente dal punto di vista dell'impiantistica è uno dei momenti più alti. Sì, è qualche mese che ormai diciamo che si sta smuovendo qualcosa, si stanno facendo dei lavori importanti, soprattutto qua al Pala Calafiore. Noi, parallelamente ai lavori che ci sono stati appunto all'interno del rettangolo di gioco e anche oltre il rettangolo di gioco, abbiamo anche lavorato nella nostra area dove diciamo stiamo appunto con i giocatori, dove riusciamo a sistemare le nostre carrozzine. Sì, si sta crescendo tanto a 360 gradi nella città, a livello sportivo, soprattutto da pallacanestro, e questo campo, il playground che è stato fatto adesso dall'amministrazione comunale, è nella testimonianza del fatto che Reggio Calabria ama la pallacanestro, e sicuramente sarà importante per poter far rivivere quella passione vecchia che c'è sempre stata e che ora può di nuovo rifiorire, soprattutto per i ragazzini che ne avevano bisogno.